Benvenuti a tutti al nuovo video di LMG Videos. Ciao a tutti! Siamo di nuovo sulla Hobbit, appuntamento delle 3 del giovedì. Ormai sarà fisso. E ora andremo ad affrontare gli uomini neri. Qui dobbiamo rubare il portafoglio. Quello che vedete là, ma non ci possiamo andare diretti da qua come farebbe ogni persona intelligente, perché ci sono le foglie secche e quell'enorme bestione ci mangerebbe. Ora ve lo faccio vedere. Si prova, a parte non so se c'è anche proprio, vedete, c'è proprio, però teoricamente comunque è perché c'è l'erba secca. Che se io prendo il bastone, fa un salto con l'asta, vedete, mi fa andare. Teoricamente potrei, ma non ci arriverei neanche col salto con l'asta, perché arriverei sulle foglie secche, mi sentirebbe, mi mangerebbero tutti e tre. Allora, qui di scatto vado a prendere anche la gemma verde, rischiando un pochino. Prima si giri. Oi oi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, no. Sta tornando, sta cambiando postazione con la sua pallone. Sì, c'è la sua panza che fa bo bom bo bom bo bom. E dove vai? Dove vai? Si è messo a grattarsi la mano, ce ne freghiamo altamente. Almeno ora. Se mi riuscissi a aprire sto forziere. Oh, ma siamo ecco, ho perso un po' di vita. Oi oi, oh, ora sta andando. Oh, ecco. Ah. Ci è mancato poco. Non so che me l'ha preso prima, non riuscivo proprio a prenderla quella lancetta. Il verde è ancora lancetta. Ah, lui sta andando in là. Prima che si giri, devo arrivare. No. Attenzione! Si è girato. Piccolo coniglio. Piccolo coniglio a chi? Sembra saporito. Che cos'è? Saporito sarai te. E questo ora avete visto cosa ci dice Berto quando ci chiappa. Con calma, magari se perdo vedrete anche gli altri cosa dicono. Cerchiamo di non perdere, no? Bene, intanto di nuovo il forziere da aprire, di nuovo la panza che ballonzo, la ballonzo, la ballonzo, boom, 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 boom. E poi si va a grattare, gratela, fai schifo, fai. Allora, voglio meno male. E ce l'ho fatta, ora andiamo lì dietro mentre si gratta nel panzone. Stavolta si parte subito. Voglio prendere comunque sto gemme. Oh, ce l'ho fatta. Sono dietro. Allora, scusateci per il disagio, ma qui il volume della nostra voce è partito perché avevamo avuto problemi col microfono, quindi dovremo, questo commento diciamo non è fatto in live al gioco. Ci scusiamo per il disagio, però la seconda parte del video comunque ritornerà all'audio. Trenitalia, ci scusiamo per il disagio. Ci scusiamo per il disagio, ma l'audio non è arrivato a destinazione. Allora, come vedete, qui stiamo passando dietro a questo uomo nero, cercando appunto di non passare sulle foglie secche, sennò non abbiamo fatto rumore, e poi facendo piano pianino. Ora andiamo di roccia in roccia. Anche qui bisogna evitare di cascare di sotto, non tanto perché magari ci si fa un po' di bua, ma perché sennò si cade sulle foglie secche e si risveglia. Ora apriamo un po' il baule, vai, la prima fatto, e andiamo avanti. Vediamo un po' qui che fa, che ho fatto, è stato l'asta, infatti mi pare, anzi, come ho detto, anche se, non se il microfono andava, salto col basta come negli scorsi video. Siamo arrivati a questo salvataggio qua. Lui si sposta il panzone, uno dei panzoni, perché sono panzoni tutte e tre, e si mette qua a riposarsi. E ora noi andiamo avanti. Scusateci per il problema tecnico, ma il microfono era stato inserito bene e non si è potuto, non si poteva ricominciare il livello, perché sì, abbiamo provato a tornare al salvataggio indietro, ma comunque gli uomini neri rimanevano nelle stesse posizioni, quindi e si riparte sempre da qua. Si cerca di passare andando a sbadiglia sto buzzurro buzzone, e ecco, sì, sei un po' così,
Non ti vedi? Ma io ci ho mancato poco, si è girato anche il momento. Vai, annusa, annusa. Non ci sono. Mamma mia, che rischiamo. Spadì. Da notare il bastone che serve apposta per non farsi vedere, perché sì, anche se sono più basso della roccia si vede spuntare il bastoncino. Allora, dovremmo essere proprio quasi conclusive comunque del livello. E cosa sta facendo? Lui che fa? Si ferma qua, si rigira, io vado qua. Poi vado qua. Badate dove dovrei andare per quella gemma, non ci penso neanche. Mi ha già beccato troppe volte, aspettiamo. Qui non mi vedrà mia. Oh no. Allora ci dovremmo essere. Accidenti, guardate cosa ho acciuffato. Allora, ora abbiamo finito il livello, ci hanno acciuffato, vediamo ora, vedremo subito cosa succede. Come vedete abbiamo fatto tutte le imprese, casse, purtroppo ne abbiamo lasciata una, non me la ricordo, mi ricordo che l'ha lasciata, monete, vabbè, se ne mancava un po', ma neanche tante. Qui che si fa? Si compra qualcosa? Antidoti non direi, pozioni no, chiavi no, io direi di andare avanti senza comprare nulla. Sì. Quando i nani si avvicinarono furtivamente, gli uomini neri li chiusero tutti dentro dei sacchi. All'improvviso, gli uomini neri iniziarono a litigare. Gandalf ne imitò le voci e con questo inganno li indusse a litigare. Gli uomini neri bisticciarono fino all'alba, così al sorgere del sole vennero tramutati in pietra. Gli uomini neri devono avere una caverna nelle vicinanze per nascondersi dal sole. Dobbiamo cercare lì. Cerca la caverna degli uomini neri, Bilbo. E rieccoci qua, abbiamo finito il livello, come avete visto gli uomini neri ci hanno catturato prima. Poi io, i nani sono venuti per cercare di liberarci, però sono stati catturati uno a uno anche loro. Però per fortuna è arrivato Gandalf al momento giusto, come d'altronde si vede nel film. E con l'inganno li hanno detto a litigare e loro sono rimasti fuori fino al sorgere del sole e sono rimasti pietrificati. Ora cosa ci ha detto Gandalf? Sicuramente loro hanno una grotta dove rifugiarsi quando è giorno. Quindi ora noi andremo a cercarla. Se avete visto, ho salvato due volte per evitare il problema che è sorto nel livello scorso. Una pergamena di addestramento. Questa terra è ricca di tradizioni dell'antico regno di Arno. Queste pergamene venivano utilizzate per insegnare le tecniche di combattimento ai giovani guerrieri. Ora le pergamene sono sparse in tutta questa terra desolata. Imparerai nuove mosse di combattimento quando le aprirai. Allora, rieccoci qua. Lui ci ha spiegato queste pergamene che comunque ci insegnano le varie mosse, attacchi speciali. Che è tipo... Che vabbè, che ora comunque non ci serve molto. Allora, ora noi andiamo avanti. Dobbiamo trovare sta grotta di uomini neri, in cui potrebbe esserci, per chi ha visto il film o ha letto il libro lo sa per certo, anche roba preziosa. E cosa vediamo subito? Nostri amici lupacchiotti, che ora gli do tanti di vedere in mia, che se li guardano per tutta la vita. Un morsetto me l'hanno dato. Io e telecamera a farmi venire il mal di stomaco. Barambam. Sbarambam. Oh, avete paura, eh? Sbarambam. Oh, sbarambam. Sbarambam. Un po' di marci ce l'hanno dati. È andata alla fin fine benino. Allora, qua non ci arriva purtroppo. Bisogna aspettare un altro
No, un'altra strada. Oh, meno male. Un po' di funghetti. Guardate un po' chi c'è qua. Vediamo un po' chi è. E Questa sì che è stata una questo è il babbo di giornata. Devo Gimli, eh. riprendere fiato. Tracce della caverna degli uomini neri? No, e nemmeno della chiave. Chiave? Molto tempo fa, il popolo del re degli stregoni costruì piazze forti in questa terra. Creature malvagie come gli uomini neri hanno le chiavi e usano i sotterranei per ripararsi dal sole. Allora, il babbo di Gimli, appunto, Cloin, ci ha detto un po' di queste grotte. Ora noi cerchiamo di arrivare al baule. Ci abbiamo fatto con il nostro salto col basta spettacoloso, meraviglioso. Ci prendiamo sta mega gemma e cerchiamo di aprire il baule. Non lo cerchiamo di aprire perché per fortuna non era chiuso. Bastava riuscire ad arrivarci per aprirlo. Questo fungo non ci serve a nulla, di nuovo babbo di Gimli. Ma come si fa a cadere in questo modo? Allora, riproviamoci. Saltino, saltino. Un altro funghetto lì. Altre gemmine. Per ora comunque è abbastanza tranquillo. Dicevo per dire. Dicevo è abbastanza tranquilla, solo Luffy se ne sono già affrontati, niente di nuovo. Però vediamo di non cascare le mappere cotte o sacchi di patate o chi per loro facendo questi salti. Allora entriamo, credo che siamo vicini. Questa dovrebbe essere una grotta e questi affari, se ricordo bene, non sono amichevoli. Vedete, sono spunzoni che tentano di colpirci, di farci bua bua. Allora, ma noi ci avventuriamo e vediamo subito. Mi ricordo aver visto che dice quando salta su. Vabbè, appunto ci spiega come arrampiarci sulle corde. Ci sono sti ranocchi qua. Noi li freghiamo bellamente. Cioè, per modo di dire, perché quella era il tipo di lana che dopo un po' scompare perché è secca. Quindi dobbiamo spuntare questi spunti e nel frattempo. Gen 3, noi li abbiamo tirato una mazzata. Ma stavolta non caschiamo dalla lana. Ci buttiamo sul fungo, ci buttiamo sull'acqua. Ci rallenta però. Questa dovrebbe essere una lana normale. Vai bravo, sporgiti. E noi andiamo avanti. Ce ne freghiamo bellamente di questi ranocchi qua. Però ce ne sono altri ranocchi qua. E noi ce ne fregheremo anche di loro con molta. Questo ci avrebbe dato dei sassetti, però noi siamo già pieni. E allora ora lì vediamo un po' noi a loro. Sì, non a loro. Loro. Me ne miri uno. Mi devo mirare io. Devo mirarti io. Se quello non salta indietro. Oh, ma. Non è ma. Allora, loro si sono un pochino alterati di questo scherzetto. E noi ne facciamo altri. Comunque, se non ci facciamo sbranare, perché comunque quello era sopra qua che si vedeva da lontano e ci sono andato. Stiamo testa zitto, zitto, perché se ti si muove. Tutti al mio inseguimento. Mi scarto tutti, cioè per modo di dire. Ho continuato con le scatole, ma io ho preso gli ultimi funghi e quindi ne ho alzato. Ora, qua ho rischiato la morte perché se cascavo un pochino più avanti era la fine. Salto, salto, meno male non sono tanto lunghe come le sbarre. Ci ho fatto sferarla, ecco. Un elfo! Oh, ed è ferita! Aiutatemi. Sono stata ferita da 3 uomini neri. Sono riuscita per un pelo a nascondermi in queste caverne. La mia pozione medicamentosa si trova nella camera accanto, ma io sono troppo debole per prenderla. Puoi portarmela? Allora, dobbiamo cercare di salvare quest'elfa, perché è ferita. Ed ecco qua la prima boss battle, la prima battaglia del boss. Salviamo sicuramente. E cerchiamo di trinciarlo di botte.
Allora, però lui ha gli scagnozzi. Se avete letto quello, io me lo ricordo. Comunque, se avete letto quello che c'era scritto. Ah! C'era scritto che se non li ammazziamo gli scagnozzi, lui si alza la pancia. Però lo scagnozzo è un po' troppo vicino. Bravo. Bravo. Gli si è dato una bella legnata. Ora senza, cercando di non farsi nemmeno sfiorare. Ecco, proprio cercare di non farsi sfiorare come è successo prima. Una bella mazzata. Ora via. Via. Ah, un altro morsetto ce l'ha dato. Dove sono loro? Eccoli. Oioi. Oioi, ci sfiorano. Un funghetto, anche due mi farebbero comodi. Intanto uno. Due, scusate. Non avevo voluto dare due. Via. Prendi la roccia. No, riprendi il bastone. Prendi. Oioi. Ci siamo. Ah, l'abbiamo però scacciato, anche se non volevo fare. Ah, accidenti! Non si è rigirato perché era troppo lontano. No, cercare di sconfiggere gli scagnozzi anche vicino a lui, perché... Maledetto, se non mi tirassi le rocce sarebbe anche meglio. E ora andiamo a morire perché... Forse no? Forse sì? Forse sì. E siamo morti perché ero troppo lontano l'ultima volta ho sconfitto i scagnozzi. Ora cerchiamo di andare svelti. Ah, c'era anche dei funghi qua, me lo devo ricordare. Allora, cerchiamo di dargli più legnate possibili. Scagnozzino, se mi vieni vicino, anche a lui mi fai un piacere. Se però lui si comporta bene. Oh, meno male ce l'ho fatta a dargli qualche altra legnata, perché gli avevo tolto abbastanza poco. Oioi. Dobbiamo fare un'altra volta, ora ce ne avrà tre di scagnozzi. Di leccapiedi, come lo chiama il gioco. Oh oh. Mamma mia, sì, Serugitoro Suk, che è un suo parente, perché dovrebbero dirlo anche nel film, se non sbaglio, Serugitoro Suk. Comunque, tutte queste, abbiamo intenzione noi del canale di fare un video sulle curiosità sull'Hobbit e il Signore degli Anelli, che penso si farà breve, sui film, un po' decidere, sui film in particolare, ma un po' anche sui libri, sul mondo comunque del Signore degli Anelli. Vedremo un po', ora stiamo un po' pensando a come farlo tutto, ma lo faremo, arriverà presto. Allora, salviamo dopo aver sconfitto il boss e vi salutiamo perché questo video è già durato abbastanza. Ci scusiamo ancora per il problema tecnico della prima parte del video. Al prossimo video, giovedì prossimo, questa volta dovrebbe essere alle 3, perché questo non ci si farà a pubblicarlo perché per vari problemi. Al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.